Buonasera a tutti, siamo all'ultimo appuntamento di Altre Storie, il festival sta avvolgendo il termine. Oggi abbiamo un nuovo incontro, come l'anno scorso, dedicato a cinema e disabilità. Qui con noi stasera abbiamo Mirko Mencacci. Giancarlo Murlanca, vedete anche Francesco Stefanizzi che modererà l'incontro di stasera. Dunque, due informazioni biografiche sui nostri ospiti. Mirko Mencacci è un sound designer e producer, si occupa di suono per film, video, arte e musica, ha lavorato opere cinematografiche proiettate in tutto il mondo, tra queste anche Lo sguardo di Michelangelo di Antonioni e Atlantide di Ancaran. Mentre Giancarlo Murlanca, musicista e polistrumentista, studia percussioni e ritmi sudamericani per molti anni, affiancato da maestri internazionali del calibro di Prosper Cui, Mohsen, scusa la pronuncia, io... Ok, allora ti consento di ripeterlo tu più tardi. Vanta diverse collaborazioni... diverse tournée nazionali e internazionali, poi magari ci parlerà un po' meglio anche tu. Modera l'incontro Francesco Stefanizzi, che è già stato nostro ospite lo scorso anno durante Cinema e Disabilità. Francesco è laureato in economia e finanza e fa di mestiere attore e regista, quindi è molto attento e sensibile a questi temi che toccheremo durante questo incontro. In particolare il focus di oggi è sulla parte audio nel cinema, quindi lascio direttamente la parola a Francesco. Farei un bel applauso agli ospiti e buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere venuti qui così numerosi. Mi piacerebbe spendere due parole su cos'è questo focus. Il focus nasce con l'idea di indagare la presenza di professionisti e professioniste con disabilità all'interno dell'industria cinematografica. Quest'anno ci concentreremo sul comparto audio, che è un comparto fondamentale dell'audiovisivo. È un comparto responsabile per la creazione sostanzialmente di tutte quelle tracce sonore che vanno ad arricchire un racconto fatto per immagini. E sono molto onorato di avere accanto a me Mirko e Giancarlo. Come introduzione mi piacerebbe adesso che ognuno di voi provasse a racchiudere in una frase il suo rapporto con la musica. Il mio rapporto con la musica è un qualche cosa che nasce insieme a me, nel senso che la memoria musicale delle canzoni, anche quelle orribili che ci toccava subire in estate, in qualche modo comunque nutriva, poi andavi lì a cercare cose migliori. Nulla, ho capito che la musica poteva essere provocata in tenera età. Venivo spesso mandato via da tavola dai miei genitori perché avevo in mente un riff ritmico che dovevo eseguire dall'inizio alla fine, ma questo veniva vissuto come disturbo, quindi a metà del riff vai, torna dopo a pranzare da solo. Però era una malattia, la vivo come una bellissima malattia, è una quasi una psicosi, cioè essere affascinato da qualsiasi cosa che metta un ritmo, un suono, che sia un, soprattutto poi il mio trasferimento a 30 anni in mezzo a un bosco, e da lì non ne sono uscito se non per questioni di problemi fisici. Da poco è stato l'alimento, il nutrimento e l'apprendimento addirittura. Stare in compagnia del petirosso mentre stai curando la terra, lui ti racconta, mangia, ti dicono che lui è combattivo, invece no, ha proprio bisogno di raccontare. Quindi alla fine mi ritrovavo nei miei trasferimenti, salire le scale di un palazzo e cantare come faceva il petirosso, come mi aveva insegnato, me l'ho capito dopo. Cioè, sono stato veramente addestrato dalla natura, nell'ascolto più sottile della musica, sino a volerla provocare, prima con i tamburi e poi costruendo degli strumenti di origine africana che sono l'ambira, la sansa, detti anche kalimba, ma sempre con una ricerca
come dire, felicissima, perché non smette di esserlo, tentare di imitare i suoni della natura, quindi la pioggia, quindi il temporale, quindi il suono dell'acqua. Per me questo strumento evoca l'acqua, sempre di più. Più li faccio e più sono vicino al suono dell'acqua, mi viene da dire. Ne avrò fatto una quarantina, sono anche costretto a smettere per l'età. Però è sempre la ricerca di qualche cosa che mi riporti al mio bosco, non so come dire. Questo è il principio che continua a essere la ricerca, questa è la mia. Buonasera, per me il rapporto con la musica nasce dal silenzio. Io da bambino vivevo e vivo tuttora in un paese in Toscana che si chiama Lari, un piccolo paese medievale, e all'epoca non c'era veramente una caldaia, su tutte le macchine che ci sono oggi, su tutti gli elettrodomestici che esistono adesso, al tempo non c'era nemmeno la televisione, ce n'erano due in tutto il paese, nei bar e basta. Per cui la notte, quando passava la vespa della guardia notturna, a mezzanotte circa, dopo quel rumore lì non c'era più niente e si sentiva il fischio del sistema nervoso, era così silenzio che si sentiva proprio il proprio sistema nervoso, quindi si sprofondava in questo mondo di silenzio che era veramente meraviglioso secondo me, e poi la mattina venivamo svegliati dalla natura, come dicevi tu, per cui il primo rapporto col suono dopo quel silenzio era la natura, quindi i primi uccelli che iniziavano a cantare, il nostro uccellino che avevamo in gabbia che si faceva subito sentire, e abbiamo provato anche a liberarlo ma voleva stare lì, non so perché, e per cui nasce da questo. Poi all'epoca non c'era la televisione, come dicevo c'era la radio, alla radio c'erano delle voci meravigliose, al tempo erano tutte curate, voci bellissime, voci con che avevano tutte persone che avevano studiato dizione, non come oggi. E, per cui questa voce della radio a valvole di quei tempi, e sotto casa nostra c'era un cinema all'aperto, per cui d'estate c'era il suono invece che arrivava da questo cinema. Per cui in casa c'era la chitarra di mio padre e l'armonica, erano gli unici strumenti con cui avevamo a che fare. E il bandolino, e mio padre strimpellava un po' questi strumenti. Quindi lì la curiosità già di capire come suonavano, perché suonavano insomma questi strumenti. Poi io a 7 anni sono andato in un collegio, perché ero diventato non vedente, e in questo collegio erano stati regalati tantissimi strumenti, perché ogni stanza più o meno aveva un pianoforte. Avevamo un salone dove c'era un bellissimo organo Hammond, c'era la batteria, un piano a coda, insomma, tanti bellissimi strumenti, un clavicembalo, violini. Per cui eravamo circondati da musica, cioè era un posto abbastanza prigione all'inizio, finché non abbiamo poi fatto una sorta di rivoluzione a un certo punto. Ma all'inizio era proprio come un po' come una prigione, all'epoca erano così i collegi, ma lì dentro c'era musica dappertutto, dove ti giravi, toccavi e suonava qualcosa. Ecco, mi collego a questa frase che stavi dicendo, no? Perché mi pare di capire anche, voi entrambi avete detto come la natura sia un minimo comune denominatore per quanto riguarda la musica, e tu ci stavi dicendo come la musica, il suono, sia ovunque. In natura, in città, dove anche adesso se proviamo un attimino a fare silenzio tutti quanti, in realtà ci accorgiamo che il silenzio non esiste e che il suono sta sempre costantemente intorno a noi. Vuoi introdurci in che cosa si intende per cultura sonora e perché è così importante? Che cos'è per te? Ma nella realtà è una domanda che faccio sempre a tutti, cioè qual è il senso che usiamo di più? Mediamente tutti rispondono alla vista. Apparentemente sì, in realtà è l'udito quello che usiamo di più. L'udito lavora a 360 gradi, inizia a funzionare già nel grembo materno, lavora anche la notte, per cui è qualcosa che noi non fermiamo mai, è la principale fonte di informazione di ciò che avviene intorno a noi e anche dentro di noi, arriva dall'udito. Per cui il suono
arrivando subito al cinema, anche nel cinema è qualcosa di fondamentale, come lo è nella vita. Cioè, la maggior parte della comunicazione verbale, ma non solo, cioè, anche tutti i suoni che abbiamo intorno ci dicono sempre qualcosa. Il nostro cervello deve lavorare per cercare tra i suoni che sente intorno quello che è più interessante per noi stessi, no? Per cui, tra tutti i rumori in una città, se c'è una voce che ci parla, ovviamente il nostro cervello si concentra su quella voce lì. Per cui ha da fare un lavoro continuo, notte e giorno, per scegliere tra tutti i suoni quelli che lui in realtà vuole sentire, quelli che sono di suo interesse. Per cui nel cinema, per esempio, il fatto di riportare questo mondo sonoro, che è al di là di ciò che si vede, è un mondo sonoro fatto di molte altre piani sonori, strati di suono, che ci aiutano ad avere un'emozione piuttosto che un'altra. E questo è quello poi alla fine che ci succede anche tutti i giorni, no? Per cui, non so se questa è già una risposta alla tua domanda. Sì, assolutamente. Quindi in sostanza il tuo è anche un invito di educazione all'ascolto, no? E chiedo a Giancarlo adesso una domanda che mi sorge spontanea a questo punto. Quanti di noi ascoltano veramente? E perché è fondamentale ascoltare non solo i suoni ma anche il silenzio? Come dicevi tu, il silenzio è la base. Io abito in un posto che per scelta che praticamente è la fabbrica del silenzio, quindi la notte con un silenzio totale e il battito cardiaco che ti sveglia e dice: ma cos'è questo suono? È del tuo cuore, che non l'avevi mai sentito prima perché non c'era il silenzio. Da lì parte, certo. Però per forza sì, la musica ha bisogno del silenzio. La musica esiste perché inizia e finisce, se no sarebbe una corrente insostenibile, secondo me. L'educazione all'ascolto è quello che manca, secondo me. Io ce l'ho innata. Io quando alle elementari c'era il maestro di musica, ero così affascinato dalla tastiera e dallo spartito che una volta capito dove era il sol, mi ero quasi ricavato la lettura musicale da solo, a 6 anni. Se n'era accorto il maestro di musica, ovviamente mi ha consigliato studi musicali. Però c'è la possibilità di portare all'ascolto guidato, mi piace, c'è proprio bisogno di un ascolto guidato, di musica, ma non solo, proprio dell'interazione del suono e cosa cogliamo con le nostre orecchie, cosa invece non cogliamo. Sono un mucchio di sfumature che, visto anche come gira la musica attualmente, che è semplicemente con soldi e basta, quindi la qualità sta andando a deperire, le sfumature non esistono più, è tutto un enorme basso che percuote. Come sembra un martello pneumatico, un'impresa di demolizioni, non riesco a ascoltare. Totalmente d'accordo con te. Tu parlavi di ascolto guidato. A proposito di questo, mi piacerebbe chiamare in causa Mirko adesso per parlare di uno strumento che guida l'ascolto oggi, che è sempre più diffuso, che è l'audiodescrizione. Per chi non la conoscesse, l'audiodescrizione è una traccia aggiuntiva, una traccia audio aggiuntiva che serve a descrivere ciò che accade sullo schermo, quindi le azioni e le sensazioni, i sentimenti dei personaggi. Uno strumento formulato specificatamente per i non vedenti, che viene sponsorizzato, pubblicizzato come uno strumento di vera inclusione e garanzia di accessibilità. Io ti chiedo, in qualità di esperto, secondo te l'audiodescrizione è veramente uno strumento così inclusivo? Ci sono potenzialità o limiti? Sai, allora, sicuramente è uno strumento che può essere molto utile, dipende un po' anche da chi lo fa e chi lo fruisce. Non siamo tutti uguali, ognuno ha sicuro un modo diverso di fruire un film, no? Non so se avete mai fatto un esperimento di guardare un film
io dico, uso la parola guardare, però diciamo di ascoltare un film senza guardarlo. È una cosa che vi consiglio di fare, cioè un film nuovo che non avete mai visto, provate a chiudere, a coprire lo schermo e ascoltatelo. Poi mi direte, o forse lo direte a voi stessi perché magari non siamo insieme, però che impressione vi ha fatto e cosa siete riusciti a capire. Perché in realtà quando un film è costruito bene da un punto di vista del suono, non è che c'è troppo da capire di più rispetto a quello che si vede. Cioè voi riuscite a capire momento per momento tutto quello che accade. Dal dialogo ovviamente, se è costruito bene, dai rumori che compongono la colonna sonora, anche più che della musica. Ovviamente la musica aggiunge elementi importanti di emozione, no? È fondamentale per questo. Però quando la colonna sonora, cioè dei suoni, è costruita bene, voi riuscirete a capire quasi tutto del film. Ovviamente l'audiodescrizione poi può dare, diciamo, dei momenti, può aggiungere delle particolarità, ecco, ma nel caso mio, però poi se ognuno è diverso dall'altro, nel caso mio, per sapere se uno è biondo, moro o pelato, non è che mi interessa molto. E quindi magari è più interessante che nel momento di grande silenzio, di lungo silenzio, sapere che cosa sta succedendo, ma spesso lo si capisce già dal contesto. Cioè, faccio un esempio a te ieri, cioè, sono due persone che si guardano, tu e Marino, sono due innamorati che si stanno guardando, che si stanno per innamorare, no? Tu sai cosa è successo prima, sai dopo cosa succede dopo. Per cui quel momento magari l'hai capito lo stesso, non hai bisogno di sapere chissà cosa, no? Però invece può darsi che qualcuno che non è educato ad ascoltare così tanto abbia bisogno invece di avere una descrizione in più, che qualche volta porta un po' fuori dalla storia e qualche volta invece alla fine ci aiuta. Per cui diciamo io sono un po' combattuto, nel senso io non lo uso mai, forse anche perché faccio il lavoro di montare i film, quindi diciamo, ho ormai un orecchio abituato, educato appunto all'audio di un film, però capisco che in tanti casi serva e forse è importante che magari lo si costruisca, forse lo si fa, io non sono così esperto, insieme a dei non vedenti, cioè un gruppo di non vedenti, così con loro capire veramente cos'è che gli serve in più rispetto alla colonna sonora. Ecco, questo forse sì. Io ho un... Quindi tu proponi, per esempio, come soluzione, un gruppo di non vedenti che costruisca un'audiodescrizione fatta ad hoc. Sì, più che altro, cioè, loro dovrebbero ascoltare il film e dire quali sono i punti dove c'è bisogno di mettere una descrizione, ecco, perché tutto ciò che si capisce dei suoni è inutile stare a descrivere, no? Anzi, proprio ti distrae, almeno a me mi distrae. Per cui, però se è fatto solo da un vedente, questo tipo di lavoro, senza l'ausilio di un non vedente o di più persone che non vedono, secondo me rischia di dire troppo, no? Gli viene di spiegare un sacco di cose che una persona che è abituata a ascoltare e non vedere non ha bisogno di sentirsi dire, e questo è. Quindi di fatto è sempre poi una questione soggettiva, ma soprattutto di bilanciamento. Parlando sempre di cinema, Giancarlo, ti chiedo, secondo la tua esperienza e secondo la tua sensibilità di artista, nell'industria cinematografica è il suono che si pone al servizio dell'immagine o è l'immagine che si pone al servizio del suono? Se non c'è una richiesta di fondo è scambievole, anzi lo deve essere, proprio perché la lettura possa essere aiutata come dalle musiche che sono fondamentali. No, è scambievole la cosa. Io ho avuto un paio di esperienze con Massimiliano Mazzotta, ne approfitto e ringrazio perché per la prima volta io sto dicendo delle cose che ho detto solo a degli amici intimi e invece qui tra amici intimi ci si può raccontare anche quelle cose che non avevi detto a nessuno. Però sì, è scambiabile lavorare con lui e vedere le immagini
mi fa capire che tipo di vibrazione occorra in quel momento, in quel passaggio del film, certo, al servizio, soprattutto in quel caso la musica delle immagini, ma potrebbe anche essere vissuta al contrario. Sì, no, volevo dire che sempre tornando adesso esco un attimo dall'audiodescrizione, però è utile questa cosa qua. Secondo me un altro aspetto molto importante è la qualità del suono. Tu dici, vabbè, se ti piace l'alta fedeltà, no. Perché quando i suoni sono, diciamo, più reali, poi si può andare anche nel mondo del fantasy, dei suoni, anzi, è importante anche saperli creare, inventare, ricreare e così via. Però ti parlo di un film tradizionale. Quando la qualità del suono ti fa pensare che stai ascoltando qualcosa che sta succedendo davvero e che non è riprodotta, succede di rado, secondo me quello è il momento dove il suono ti entra veramente in profondità. Mentre spesso nel cinema il suono è qualcosa che è un po' didascalico, di aiuto all'immagine, appunto, e quindi diventa un suono anche un po' più duro, un po' più aggressivo, eccetera, e questo magari è più spettacolarizzante, no? In un certo senso. Però secondo me non arriva così in fondo. Vi faccio un piccolo esempio. Una volta in un documentario che ho fatto, o meglio, era già stato girato, non ero io sul set, è successo che ho dovuto aggiungere dei suoni, dei rumori per completare questo lavoro, no? Che era girato in modo semplice, con una semplicissima telecamera, non c'era un fonico, quindi era una cosa anche un po' sporca da un punto di vista del suono. Io sono andato nei luoghi dove era stato girato, ho registrato tutti i suoni che mi interessavano, abbiamo fatto il montaggio di questo film. Proiettandolo a Bologna, a un certo punto finisce il film, la signora viene a fare i complimenti, grazie, e dice però c'era un cane che ha abbaiato qui accanto al cinema tutto il tempo, io non so perché la gente tiene un cane, era arrabbiatissima. Io ho detto, signora, lei non lo sa, mi sta facendo un complimento enorme perché questo cane l'ho messo io nel film. E quindi lei ha creduto che fosse vero. Quindi ecco, questa l'emozione che ti arriva quando un suono è ripreso in un certo modo e tu credi che veramente sia vero, secondo me, purtroppo non mi succede così spesso, sarei felicissimo. Però ecco, credere al suono è una cosa secondo me fondamentale. Purtroppo questo nel cinema lo si fa sempre di più, per fortuna. Quindi la qualità della ripresa, il tempo di poter fare le riprese nel modo giusto, perché poi quando siamo su un set si corre, cioè non c'è tempo, è un problema di soldi, è un problema di essere veloci nel fare le cose, c'è poco tempo dopo poi per fare la post-produzione, per cui sempre il soldo davanti a tutto, no? che ci impedisce di lavorare nel modo giusto, sia quando si fanno le riprese, sia quando poi si fa la post-produzione del film. Però secondo me questo lato qui del suono all'interno di un film, io penso che sia almeno il 50%. Grazie Mirko, grazie Giancarlo. Lo scorso anno abbiamo parlato tanto di una parola particolare che vorrei riproporre anche quest'anno, che è responsabilità. Prendendo come argomento il comparto dell'audio, vi vorrei chiedere, come musicista e produttore, come vi collocate all'interno del sistema audiovisivo e quali sono le responsabilità che un sistema cinematografico dovrebbe avere per rispettare e tutelare un lavoratore con disabilità. Inizia magari Giancarlo. Ok, Mirko, dai. Ma fai una domanda, forse la persona sbagliata. Perché io ho iniziato a fare questo lavoro prima con la musica, poi con il teatro. E a un certo punto ero così incuriosito perché c'era un regista di teatro che usava il suono un po' come se fosse la colonna sonora di un film, per cui si sonorizzava, non dico tutto, ma quasi tutto. Ci facevano tanti esperimenti anche sonori sul luogo, ricordo
un palco con la sabbia sopra, perché la scocca di una macchina, diciamo, affondata nella sabbia del deserto. A un certo punto questa persona scopre una botola nel palco, che nel caso era il deserto, e si affaccia lì per capire che cosa c'è sotto. Avevamo messo un sistema di microfoni che dava l'effetto riverbero dal basso, per cui, cioè, giocavamo a fare installazioni in pratica sonore. E con lui, diciamo, il cinema, che poi mi è sempre piaciuto, mi ha un po' lanciato questa idea di lavorare in quel settore lì. Per cui nel 96 mi sono trasferito a Roma e lì ho cominciato a cercare di lavorare in quel settore. E ho cominciato, dopo poco, sono diventato direttore tecnico di uno studio e ho iniziato a lavorare là. Il cinema non lo conoscevo, almeno, diciamo, per la parte tecnica della musica sì, ma del cinema no. Ho uno studio di registrazione da tanti anni, perché conoscevo le tecniche di registrazione, ma non conoscevo quelle cinematografiche. Ecco, mi sono trovato a lavorare in questo ambiente portando della novità, perché Roma era in un momento di passaggio tra il mondo analogico, cioè dei nastri, delle pellicole, al mondo digitale. E quindi nello studio invece io lavoravo già nel digitale da molto tempo, anzi l'avevo, diciamo, previsto molti anni prima che uscisse, e quindi quando sono arrivato là mi sono trovato con questo vantaggio, diciamo così, cioè conoscere una materia che il cinema romano ancora non conosceva. È stata un po' la mia fortuna, sia per farmi conoscere, sia per così iniziare a collaborare un po' con tutti. Per cui in quel momento lì, che è successo? È successo che la gente, cioè Cinecittà, dopo qualche mese iniziava a chiamare me per avere delle consulenze. Non me lo sarei mai aspettato, perché mi sentivo piccolo piccolo in quel mondo, nel tempio del cinema romano, no? E quindi è successo da sé, cioè ho iniziato a lavorare in quel mondo e dopo 10 anni, appunto, pensato, guarda buffo, cioè un non vedente che lavora per il cinema, no? Per cui devo dire che ci sono entrato abbastanza dalla porta aperta, non ho mai avuto, anzi, più ammirazione che il contrario, insomma. Per cui è stato fortunato, perché non so dirti, non so risponderti. Diciamo che sei l'eccezione che conferma la regola. Ma sai, io credo che comunque, cioè, è un problema più degli altri che il nostro. Cioè, una persona che sa di poter fare delle cose deve farle, basta. Poi è ovvio che ci sono dei problemi pratici, ma sono solo problemi pratici. Credo che la disabilità alla fine è una cosa che c'è in tutti, per un motivo o per un altro. Noi magari abbiamo un problema fisico, no? Però purtroppo, secondo me, è molto peggio la disabilità dei cervelli delle persone, cioè quando si pensa di non saper fare le cose, quando non siamo curiosi, quando si pensa di non riuscire, quando non ci si impegna a trovare delle soluzioni. E io quindi penso proprio che in noi il fatto di proporre, di non volere qualcosa dall'alto, ma siamo noi a proporre agli altri. In questo modo, secondo me, non si è disabili dal punto di vista di come viene pensato normalmente. Qual è il... Allora ti chiedo, Giancarlo, invece, qual è la tua esperienza in rapporto al sistema audiovisivo? Sì, così è meglio. Io sono stato praticamente iniziato grazie alla collaborazione con una super amica che si chiama Grazia Dentoni, che è una regista e attrice, a sistemare le musiche per dei corto che stavano saltando fuori e c'era l'urgenza, ma anche uno spettacolo vissuto in due, lavorato in due, le musiche dovevano essere pronte. Quindi ho iniziato col teatro, ma anche con, appunto, col video. Poi, appunto, la collaborazione con Massimiliano, ma ho avuto la fortuna qualche
di avere sei brani che mi piacevano, che continuavo a suonare, due sognati ripetuti e gli altri che in qualche modo volevo fermare in una chiavetta USB per averli là. Sono piaciuti a un produttore e sono diventati un CD, ma quattro di quei brani sono diventati musica per tutti audiovisivi di amici registi che mi hanno chiesto. È come se mi fossi un po' mosso in anticipo, non so. Sono state scelte in base ai loro lavori, hanno avuto ovviamente l'ok. A proposito di musica e di strumenti, vedo qui uno strumento che ci hai portato oggi. Giancarlo è un musicista e ha un, secondo me, un valore aggiunto, che è quello di crearsi da sé gli strumenti che suona. Se ce ne vuoi parlare un poco di questo strumento, della storia di questo strumento, e ce ne fai ascoltare un brano di 30 secondi, ce ne saremmo tutti grati. Questo strumento è uno strumento che mi ha acchiappato da appena l'ho conosciuto. Si chiama mbira, è uno strumento tipico del Zimbabwe, lo trovi anche nel Camerun, però fatto con materiali diversi, sono solo materiali vegetali. Poi alla fine scopri che esistono intere orchestre, che l'utilizzo di questo strumento nelle società lì è un utilizzo sociale, politico, giornaliero, nel senso che loro si fanno le loro cantate sotto un albero come questo, bambini, mamme, papi, nonni, tutti insieme, con orchestre di questi strumenti, che io trovo la musica più esaltante per ora del pianeta. Quindi io, per non fare le cose di nascosto, ho chiesto a un amico di cuore, che è un musicista africano che si chiama Madia Jabate, un suonatore di cora e quindi un enorme conoscitore della storia del 1200 dell'Africa, una delle storie più belle dell'umanità, per quello non ce la racconta nessuno. E quindi chiedere a loro: posso costruire i vostri strumenti, anche se li faccio in Sardegna e sono africano? Mi hanno detto di sì e mi sono lasciato andare. E nulla, anche questo ovviamente, come dissi prima, io ricerco l'acqua quando costruisco questi strumenti. Spero che queste tematiche che abbiamo toccato oggi, purtroppo il tempo è quello che è, quindi abbiamo solo dato un accenno, sperando di aver in qualche modo stimolato e incuriosito le vostre menti. Per questo mi piacerebbe adesso aprire il dialogo con tutti voi che ci state guardando e chiedere se avete qualche curiosità o qualche domanda da rivolgere ai nostri ospiti. C'è una domanda anche per me. Grazie. Io voglio sapere, non so, sono arrivata un po' dopo, non vorrei che l'avete detto, però voglio sapere come funziona, come si veste a livello sonoro il film, cioè cosa, com'è la bellissimo. È un lavoro meraviglioso, secondo me, perché
diciamo, il modo di esprimersi veramente enorme, cioè una possibilità veramente grandissima. Normalmente sarebbe così, poi si fa in modo anche molto diverso, proprio per quello che dicevo prima, per ragioni economiche, eccetera, però normalmente si parte da una sceneggiatura, quindi si legge la sceneggiatura e si fa una propria sceneggiatura sonora, cioè ci si immagina quello che sarà il suono del film, scena per scena, momento per momento, ci immaginiamo, al di là delle voci che poi andranno registrate e così via, decidere anche come registrarle, con quale tecnica e così via, però ci si immagina proprio quello che sarà il suono finale del film e quelle che dovranno essere le emozioni che vogliamo trasmettere, per cui si fanno una serie di incontri con il regista per capire cosa nella sua mente, che poi spesso sono linguaggi che sono spesso diversi, perché ogni regista ha il suo modo di raccontare le cose, no? Per cui l'interpretazione non è matematica, cioè magari uno si esprime con un certo tipo di linguaggio, tu devi entrare un pochino nei suoi panni per riuscire a capire di cosa sta parlando, perché a volte il regista stesso non conosce il suono e non può essere un esperto di tutto, no? Per cui nemmeno di suono, per cui magari usa delle parole completamente diverse per dirti, esatto, c'è un suono chiaro, un suono scuro, e per dire questo magari lui intende una cosa nella sua testa, ma per noi magari un'altra, per cui c'è da capirsi sul linguaggio. Poi una volta che si è capito di aver capito, a quel punto si inizia a lavorare proprio su questa scrittura, che diventa come un'altra sceneggiatura nel mio caso. Io proprio mi immagino ogni scena, faccio un piccolo esempio, così si fa prima. Abbiamo fatto un film anni fa su Giacomo Puccini, il film era nei primi del Novecento, si svolgeva nel 1908, e quindi dovevamo girare in una Torre del Lago, che era il luogo dove lui era nato e spesso andava in villeggiatura o a scrivere. Tra l'altro lui usava molto i suoni della natura per scrivere, tornando a quello che diceva Giancarlo. E in questo posto però c'era, per esempio, ovviamente la modernità. Vicino c'era l'autostrada, anzi le autostrade, c'era la ferrovia, c'era l'aeroporto, c'erano dei cantieri, per cui cioè, dal punto di vista del suono, del luogo, eravamo veramente molto lontani da quello che doveva succedere. Per cui abbiamo fatto un parlo plurale, perché poi c'era sempre qualcuno con me che mi aiutava nelle ricerche, eccetera. Ho fatto una ricerca su costumi dell'epoca, quindi chi viveva in questo luogo, che lavori facevano, se gli animali che erano sul posto erano gli stessi che ci sono oggi, come vestivano, che tipo di calzature avevano, perché tutte queste cose ovviamente fanno il suono del film. Per cui è una ricerca molto interessante proprio per scoprire quello che doveva essere il suono del film. E quindi scena per scena ci siamo immaginati tutto quello che poi sarebbe dovuto accadere nel film. Per esempio ho pensato di far delineare il suono dei singoli personaggi in un certo modo, quindi abbiamo lavorato con costumisti per scegliere il tipo di stoffa che doveva pusciare in un modo piuttosto che un altro. E le calzature, quella di Puccini, volevo che fosse una calzatura un pochino più uno stivale, un po' più marziale nel suono quando camminava, che lui si sentiva un po' il capo della famiglia. La figlia, la figliastra che lo spiava sempre. Allora in questo caso l'ho fatta camminare sempre a piedi nudi, perché volevo che si sentisse solo il fruscio delle vesti e non il suono delle scarpe. Infatti una volta l'ho fatto solo ascoltare prima un gruppo di studenti negli Stati Uniti, gli ho detto, secondo voi che film è, no? E loro mi hanno detto, dopo averlo ascoltato e non visto, mi hanno detto un film di spionaggio. Per cui è stato bellissimo. E quindi ogni personaggio aveva il suo suono, per cui anche lì devi immaginarti quello che dovrà accadere,
durante tutte le riprese, quindi dovrai metterti d'accordo con tutta la troupe, spiegare il tipo di suono che vuoi, parlare con gli elettricisti, parlare con, chi si occupa delle calzature, per cui c'è tutto un progetto anche tecnico, prima ovviamente di concetto, e poi diventa un progetto anche una cosa più tecnica, e quindi si fanno le riprese sul set con tutti questi suoni. In questo caso specifico, per esempio, era difficilissimo perché il suono dell'epoca, cioè, c'era silenzio, c'era la natura, e per cui in mezzo a questa bolgia incredibile di suoni era difficilissimo. Ho dovuto registrare più di 200 ore di suono per avere un'ora e mezzo di silenzio, perché sono stato notte e giorno su questo luogo a registrare i piccoli momenti di silenzio che poi ho, diciamo, incollato uno con l'altro per creare le atmosfere del suono dell'acqua, del lago, il suono delle canne, il suono degli uccelli che c'erano all'epoca, che per fortuna ancora qualcuno c'è, per esempio il tarabuso, che è un uccello che lì c'è, ce n'è ancora qualcuno, ma quasi estinto completamente. Ultimamente ho scoperto che ci sono a Milano, non so perché. E quindi cioè è un lavoro complessissimo, ma anche bellissimo, perché appunto si studia il luogo, si studia quello che succede in questo luogo per riuscire in questo caso qui a riprodurlo. Poi dopo si fa tutto il montaggio del suono, per cui oltre alla ripresa delle voci, che ovviamente è fondamentale, quindi della recitazione, c'è tutta la fase di montaggio, che è un'altra fase lunghissima, sono mesi di lavoro, e poi si fa tutta la stratificazione dei suoni che vogliamo aggiungere ai suoni della presa diretta, delle voci. Quindi. Per cui è un lavoro veramente certosino, però ripeto, meraviglioso e stupendo. Grazie Giancarlo. Altre domande? I vecchi film muti, loro avevano il loro perché, ma era bellissimo, perché i film muti poi alla fine avevano, all'epoca avevano sempre nella sala c'era sempre un musicista che suonava. A me è capitato di fare una cosa molto particolare, perché una persona aveva trovato dei vecchi film pornografici dell'epoca degli anni 20, che in realtà oggi, se li vediamo, non ci sembrano assolutamente più pornografici rispetto a quello che purtroppo si vede dappertutto, e all'epoca invece era qualcosa di molto forte, insomma, però erano ovviamente tutti muti, erano film che potevano essere, avevano un passo particolare, 17 fotogrammi, e potevano essere proiettati soltanto nelle case chiuse. Sono stati montati, messi insieme, e abbiamo formato un gruppo, un quintetto jazz, che proiettavano nei cinema, loro suonavano e commentavano col suono tutto quello che succedeva. E vi giuro che era una cosa veramente divertente. E il cinema era sempre pieno con la fila fuori, perché tutti avevano la scusa culturale di andarlo a vedere. Il film muto, ovviamente, era interessante. Oggi, diciamo, abbiamo un'espressione ulteriore del suono e lo usiamo sempre. Io ricordo che la metà di quello che si vedeva alla prima TV da bambini erano film muti, accompagnati però sempre dalla musica, che a quel punto diventava quasi didascalica in base a cosa succedeva. Sì, sono stati in nutrimento, lo riconosco. C'era una domanda da quella parte. Io volevo sapere se avete altri consigli per rifare e rifarci alla cultura del suono. Mirko ne ha detto uno prima, appunto dicendo. Dicendo appunto di provare, per esempio, a guardare dei film, cioè a sentire in realtà, ad ascoltare dei film. Ma volevo sapere se ne avete altri, anche, non lo so, relativi alla vita di tutti i giorni.
Ma allora, per esempio, a me capita adesso qui, magari mi faccio accompagnare perché non conosco il luogo, eccetera, ma nel mio paese c'è luoghi che conosco, posso viaggiare tranquillamente da solo, correre, saltare, sono andato in bicicletta fino a pochi anni fa. E, perché? Perché si sviluppa un senso che si chiama ecolocalizzazione, che è quello che usano anche i pipistrelli per muoversi, loro molto più agevolmente di noi, perché hanno tutto un altro sistema uditivo, però diciamo le riflessioni di ciò che è intorno a noi ci dà la posizione di un oggetto, no? O di un ostacolo, e così via. Questa cosa qui non è che una roba speciale, che cioè, probabilmente qualcuno ce l'ha di più, la sente di più, qualcuno la sente di meno, però è una cosa che probabilmente abbiamo tutti un po'. Per cui, secondo me, il senso dell'udito è usato veramente in modo così parziale, perché non ci prestiamo attenzione. Se ci prestassimo attenzione, invece, sentiremmo intorno a noi molte più cose di quello che siamo abituati a sentire. Quindi, una cosa che potresti fare, che si può fare, è provare così, anche per gioco, cioè chiudere gli occhi, mettersi vicini a un muro, girare su noi stessi un po' di volte e poi provare facendo dei suoni, tipo la lettera S, oppure dei suoni tipo così, dei suoni secchi o sibilanti, come adesso, dei suoni secchi, e capire a occhi chiusi se siamo di fronte a una parete, per esempio, o se siamo girati all'opposto o di lato. Dopo un po' di volte che si prova, si scopre che si riesce a capire dov'è questa parete, si riesce a capire dopo un po' di esercizio anche a che distanza è. E per esempio, quando entro in una stanza, so dirvi quanti metri per quanti metri è, in genere ci azzecco bene. Dipende da cosa, da come è fatta la stanza, se è piena di materiali strani, eccetera, magari le riflessioni sono diverse perché non si capisce. Quindi anche un rapporto con l'acustica dei luoghi, cioè questa è una cosa molto interessante e importante. Per esempio, per chi fa delle riprese video, riuscire subito a capire di un luogo se è un luogo adatto alla parola o meno, cioè quindi se è molto riverberante, se ci sono dei rumori di fondo, noi siamo abituati, siamo nei ristoranti, nei bar, eccetera, e non ci rendiamo conto che spesso ci sono i frigoriferi, spesso ci sono una serie di, oppure la stanza delle risonanze particolari, perché quando si parla non ci capiamo bene, sono tantissime cose da poter scoprire del suono che abbiamo intorno a noi, soprattutto appunto per chi fa questo lavoro, che deve fare delle riprese. E spesso a me mi arrivano dei materiali veramente terrificanti da questo punto di vista, che ti costringono a lavorare tanto con tutti i vari software che ci sono per metterli a posto, perché magari la ripresa è stata fatta perché girati nella posizione sbagliata o messi in una posizione, in un luogo che non era adatto, magari bastava spostarsi di un metro e funzionava. Per cui ecco, fare molta attenzione ai suoni che sono intorno a noi e agli ambienti che sono intorno a noi, cioè il luogo in cui si gira è fondamentale, per cui il luogo è presente, è sempre presente, e quindi dobbiamo fare attenzione a capire se la sua presenza è una presenza che ci è utile o no al lavoro che si fa. Ma ce ne potrebbero essere tanti altri, perché parlare di suono è una cosa, potrebbe volerci veramente dei mesi per parlare di tutto, in tutti i suoi aspetti, è molto complesso e complicato. Cioè, ogni volta che mi è capitato di fare qualche corso sul suono, ti posso dire che in 400 ore di corso le persone cominciano a capire qualcosa. Se non ci sono altre domande, io vi lascerei chiudere l'incontro con una suggestione musicale di Giancarlo alle percussioni. Grazie a tutti, grazie di essere intervenuti così attivamente. Thank you.
Grazie Francesco, Mirko e Giancarlo, è stato un incontro molto molto interessante. Come sempre ci arricchite moltissimo quando portiamo questi temi, quindi grazie veramente. Adesso tra circa mezz'ora comincerà lo spettacolo in piazza alle 19.30 di Launay da Setabla, quindi ci vediamo tutti in piazza e buon proseguimento a tutti. Grazie.